a tutti ragazze e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi per la serie del decluttering parleremo delle palettine occhi. Per me le palettine occhi è veramente un punto debole per quanto riguarda la collezione di make-up, perché mi piacciono tantissimo, poi sto lì a guardare il design, le cialdine e tutto, quindi ho una passione per quanto riguarda le palette occhi. Devo declutterare qualche cosa, non posso tenere tutte queste palette, ho soltanto due occhi e li utilizzerò bene con i prodotti che terrò. E alcune cose le regalerò, le venderò, non lo so, in caso vedete nell'info box perché ci sarà il mio link per Vinted. E niente, godetevi il video e noi ci vediamo alla fine. Vediamo quante palettine ho declutterato. Vediamo. Allora, arriviamo al tasto dolente che sono le palettine di vari tipi, di varie dimensioni, quindi qui abbiamo un po' di problemini. Allora, iniziamo subito. Colourpop, questa ovviamente è una palettina presa non da poco, cioè da poco, scusate. Sì, ciao. Presa da poco, non l'ho ancora utilizzata perché è un periodo che non sono nemmeno uscita, quindi la devo utilizzare per forza. Allora, questa invece è una palettina di ombretti, se non mi sbaglio dovrebbero essere quelli della MAC. Questo è Club, sì, questi sono quelli della MAC, ne ho un'altra piccolina che sarà in giro e questa la voglio tenere proprio a vista perché la voglio utilizzare. Poi altri ombretti in cialda, questi sono di Makeup Geek, questa è una marca molto particolare, mi piace tantissimo, mi trovo benissimo con questa marca e quindi questi li tengo pure. Idem, Neve Cosmetics, mi piacciono tantissimo e tutta questa shade sono tutti dei ombretti duochrome particolari, veramente molto 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 particolari e questi ovviamente li tengo pure. Vediamo se riesco anche a pulirmi. E questa è l'altra composizione per quanto riguarda gli ombretti di, oddio, come si chiama la marca? Un minuto che ve lo dico, non mi ricordo. Comunque ve la scriverò come marca, cioè la marca che questi li ho presi da Maki Beauty. Mi piacciono tantissimo, li ho utilizzati, questo è il mio preferito in assoluto e quindi terrò anche questa. Metto qui laterale. Poi, sempre per quanto riguarda le palette, queste sono le due di Catrice. Vi ho fatto dei make-up con queste palettine, mi strapiacciono tantissimo, bellissimi colori, bellissimi tutto. Queste le ha nominate sempre Giulia Cova e veramente ha ragione perché le texture di queste polveri sono fantastiche e quindi le tengo. Poi, questa palettina di BH Cosmetics di Carly Bibel, sinceramente l'ho soltanto swatchata, questi sono illuminanti e questi sono ombretti. Devo essere sincera, non l'ho proprio utilizzata perché non mi ritrovo con questi colori. Sinceramente era stata un acquisto proprio per compratela perché è fantastica, ma non mi è piaciuta, quindi la regalo o la venderò. Rude Cosmetics, questo qui, devo essere sincera, assomiglia molto a quello di Huda Beauty, la palettina di Huda Beauty, ed è questa. Assomiglia un po'. Non lo so, non lo so, questa la metterò nel forse per tenere soltanto una palettina, però non è che mi dice qualcosa, cioè non mi viene proprio di prendere questa palettina, anche che è carina, cioè gli ombretti sono carini, sono scriventi. Non lo so, lo metterò nei forse, lo metterò di lato e vedrò se tenerla o no. Poi andiamo a questa Anastasia Beverly Hills, questo è quello un fake, quindi nemmeno la apro perché la cestino direttamente. Colourpop assolutamente no, la tengo perché quelle di Colourpop, oltre ad essere una collezionista di palettine, questa viene dall'altro oceano, quindi rischio dogane, eccetera. Io le ho acquistate tramite un amico, però no, questi non li cestino assolutamente. Ve li faccio solo vedere. Un'altra di Colourpop è questa qui, Candy Castle. Ve la faccio soltanto vedere, è fatta così con i colori pastello, molto carina.
poi spero di fare un video. Arriviamo a Zoeva. Zoeva ho queste due che mi sono piaciute tantissimo, le ho utilizzate, ma adesso niente. Queste le metterò nelle cose da utilizzare subito, proverò a utilizzarla. Se non mi trovo proprio a cercarla o non mi piacciono più la texture di questi ombretti, la regalo o la vendo. Quindi la metterò in stand-by come la Rude. La stessa identica cosa, questa qui della Taupe, perché i colori sono quelli che a me piacciono tantissimo, ma col fatto che ho svariate palette, questa qui non la sto toccando, quindi la metterò nei prodotti da utilizzare, se no, ciao. Come altrettanto metterò questi di Neve Cosmetics. Queste sono le palettine di Neve Cosmetics. Ho fatto svariati look con queste palettine. A me piacciono tantissimo, sono piaciute tantissimo, la texture era molto buona, ma adesso cerco di utilizzarle e non mi sono trovata benissimo, quindi li metterò nei forse tutte, in caso poi li butterò perché se non vanno è inutile che li regalo a qualcuno, li posso dare alle bambine per giocarci. Poi questa invece è una palettina di Paola P. Erano degli ombretti e li ho, diciamo, portati qui nelle cialde. Queste, vedete, ha il buco. Queste ragazze, dopo svariati anni, scrivono alla perfezione. Cioè, guardate qua che texture fantastiche. Io mi sto pulendo qui nella tovaglietta perché non mi ricordo dove sono i salvietti. La voglio utilizzare per anche finire qualche cialda e poi anche buttarla. Poi, queste ovviamente non le toglierò, le avete già viste negli altri video, non mi voglio dilungare perché sennò il video verrà lunghissimo. Morphe, la 24 Artist Palette la tengo, Jeffree Star è una questione di principio, la tengo. Un'altra di Morphe, questa qui mi piace e la tengo. E ovviamente la mia preferita, la Carnival di Be Perfect, quindi la tengo. Vado a prendere le altre. Altre palette, allora palette di Essence, questa qui piccolina mi piace, la posso portare dappertutto, infatti l'ho portata anche in vacanza, quindi la tengo. Palettina di Kaleidos, fantastica, ho fatto make-up, mi piace tantissimo, quindi ovvio che la tengo. Poi un'altra palettina di Kaleidos, ovviamente anche questa tengo, non l'ho ancora utilizzata, ma spero di utilizzarla presto, ve la faccio vedere bene questa. La tengo, la metterò qui. Poi, come vi ho detto poco fa, questo avete visto anche vari video, quindi Colourpop tengo. Questa è un'altra palettina di Colourpop, questa qui. Questi sono tutti glitter che in caso vi faccio vedere dopo, mettiamola qui di lato. Poi un'altra palettina di Colourpop la tengo. Poi abbiamo questa qui di Wet n Wild. Questa è sinceramente, forse l'ho soltanto swatchata. Sincera, non mi ispira proprio, quindi la regalo o la vendo, poi vedo. Poi Essence, questa l'avevo presa perché mi piaceva e tutto, ma non l'ho nemmeno toccata. Sì, non è proprio stata nemmeno utilizzata, quindi cercherò di venderla perché non l'ho proprio utilizzata. Carmi. Palettina di Revolution per Carmine Miyue, ovviamente la tengo anche per ricordo, ma la tengo perché la sto sfruttando, quindi sì. Poi Kiko, palettona di Kiko, questi ombretti, swatcherò gli ombretti e vedrò quello che mi piace, quello che non mi piace, gli altri in caso li toglierò o toglierò direttamente tutta la palette, non lo so, voi che dite? Forse mi conviene swatchare qualcosa? Perché credo che siano ombretti che già in qualche modo posseggo anche nelle altre. Devo vedere. Lo controllerò con gli ombretti, quelli singoli. La metto di lato, sperando che non cada. Allora, vabbè, questa è una palettina vuota. La mettiamo qua. Poi questa ha soltanto un glitter. E poi c'è questa. Questa, vabbè, ci vediamo dopo. Allora.
Questa qui la tengo perché è l'unica che ho di questa marca, l'ho utilizzata tantissimo perché mi piace proprio questi, vedete, questi si attaccano soltanto con la colla. Mi piace tantissimo questa palette, l'ho utilizzata, la metterò nelle cose da utilizzare, se non la utilizzo la cestino. Mamma mia, quando ce n'ho. Poi, questa è una che ho comprato ultimamente ed è, aio, tutti i prodotti in crema, ovviamente come vedete non è stata mai utilizzata, quindi questa la tengo per dei trucchi particolari. Poi andiamo avanti, ombretti della MAC, questa ovviamente mi piace, la metterò assieme a tutti gli altri. Poi, palettina di Colourpop tengo assolutamente, altra palettina di Colourpop bellissimo, la tengo assolutamente. Poi, palettina di Bella Pierre, questa qui, trovata da Look Fantastic nelle Beauty Box, la vendo, la regalo. Poi, altri ombretti di MAC ovviamente tengo. Devo mettere tutte da una parte. Poi abbiamo palettina di Inglot e poi abbiamo questi. Allora, questi due sono di Nabla e quindi questi li terrò. Di questi azzurro, tutti questi sono quelli di Mulac e devo essere sincera, devo controllare perché non è che mi piacciono così tanto. Nel senso, prima erano ottimi come scrivenza e tutto, cioè scrivono tanto, non è che. Però non mi ritrovo a prendere questa palette. Devo cercare di metterle più avanti per utilizzarla. Vabbè, per adesso la tengo, poi vedo se la utilizzo. Questi sono ombretti di Inglot, fantastico. Questo ha il solco, non so se si vede. Bellissimo, guardate i colori. Questi sono i colori che a me piacciono tantissimo. Ho fatto un sacco di make-up con questi colori. Veramente belli. Che bello pulirsi nella carta. Questa la tengo. Poi abbiamo questa qui di Astra. E devo dire che mi piace. Non so se ho solo questa di Astra, perché credo di tenerla solo perché ho solo questa. Ah, i verdi, vedete? Ah, i verdi. Devo controllare se questi verdi sono simili a quelli che ho lasciato di Kiko negli ombretti singoli. E a me piace, piace proprio, piace. Poi ho l'unica di questo genere. Che bello pulirsi così. Andiamo avanti. Aspettate che tolgo questa e metto l'altra. Allora, togliamo subito quelle che a me piacciono e che non toglierò proprio, e sono quelli di Huda Beauty. Questa è la Topaz, questa è la Sand, questa è la Purple, la Kawaii. Questi troverete i video sparsi qui su YouTube perché ne ho fatti sempre dei video di acquisti. Huda Beauty, questa qui è la Rich, la Medium e dovrebbe essere anche la Light, questa. Poi, la Move Obsession mi piace troppo. Poi di Huda Beauty abbiamo la Saphir, la Rubino, l'Amethyst e la Emerald. Questi li tengo perché mi piacciono tutte, quindi li tengo. Poi andiamo a MAC. Ho sia questa, ve la faccio vedere. Bellissima, bellissimi colori, mi piacciono tantissimo. Sia questa che quella in collaborazione con Patrick Star. Queste mi piacciono tutte e due e li tengo. Come tengo queste qui di Smashbox, ve le ho fatti vedere in svari video, svariati video. È sera e quindi sono stanca. Svariati video, questa è una. E poi casomai tolgo le scatole. Questa è una. E poi abbiamo quest'altra. A me piacciono, le ho utilizzate, quindi le riporto anche in vacanza se si rompono, non mi interessa. Poi andiamo con quelle di Essence, l'avete viste, queste sono le ultime, mi piacciono tantissimo, questa è la verde, poi c'è la Ice, quindi la blu grigio, poi c'è la Bronze, che è questa, e poi c'è la Move, che è questa. Mi piacciono tantissimo e quindi le tengo. Poi andiamo a Kiko. Ah no, qui ce ne sono due. Allora, questa è quella che mi è stata regalata, la tengo solo per ricordo ed è quella di San Valentino, ed è questa qui. E poi c'è questa qui di Zoeva che mi piace molto e infatti l'ho già utilizzata, mi piace, quindi la tengo anche questa.
Poi, per quanto riguarda Kiko, credo di tenere tutto, ve le posso soltanto far vedere. Queste sono quelle che metterò, se non mi sbaglio. Dovrebbe essere questa o è l'altra? No, è l'altra. Metterò nel... Dovrebbe essere questa. Sì. Questa qui la metterò nei progetti, nel progetto smaltimento che farò a gennaio. Metterò questa e anche questa qua. La metterò nel progetto. Questa la tengo ancora perché sinceramente già il pavo è già superato, quindi non mi va di regalarla a nessuno. Quindi queste le tengo. Poi ovviamente mi è piaciuta anche questa, questa fatta in legno, e ovviamente questa ancora la tengo. Poi ho quella della Sicilian Notes, che ovviamente terrò perché parla della mia Sicilia, quindi ovvio. E poi ci sono tutte queste palettine che compro ogni anno proprio perché mi piace il fatto di tenere una palette per ogni collezione, o perlomeno una palette che mi piaccia e che sia tra i miei gusti. Quindi questa, ah, scusate, queste le tengo ovviamente tutte. Poi queste sono quelle sempre di Kiko e sono quelli che i due ombretti più particolari. Queste le tengo oltre perché ha la forma del disco che quando fu nel compleanno del 18° di mio figlio misi anche sui tavoli e quindi li tengo perché sono affezionata a questa cosa. Aspettate che cerco di metterli così e poi li sistemo. Allora, andiamo avanti. Qui abbiamo quelli di Julia's Place. Questi li tengo tutti perché mi piacciono tantissimo. Questa l'ho utilizzata, fantastica, veramente palettina strepitosa. Poi c'è quest'altra bellissima, cioè guardate qua che colori. Cioè, dai, bellissimi, stupendi. Quindi queste le tengo. Poi quest'altra che è la Move. Colori del Malva, stupendi. Poi se volete vi farò un video per ogni. Poi abbiamo la Nude, che è questa, molto molto bella. Poi abbiamo la Berry, che è questa. E poi abbiamo la Taupe, che è questa. Queste prese scontate sul proprio sito, ovviamente rischio dogana, presa dogana. Ovvio. Ma che fa scherzi? Serendipiti di Melissa Tani. Ovviamente si tiene perché sempre forza ragazze, sempre andate avanti. Melissa, bravissima. Anche lei è una ragazza che seguo tantissimo. Poi Nabla la Dreamy. Ovviamente io di Nabla non toglierò niente. Questa è la Dreamy, mi piace, certe volte la utilizzo, dipende che look devo fare, quindi sì, la tengo. Qui sto facendo proprio le torre. In caso la sposterò, vabbè. Poi l'altra di Nabla, questa è l'ultima acquistata. Scusate per le mani, non posso fare più swatch perché ho le mani sporche. Mamma mia, sto strappando tutto. Ho le mani sporche perché ovviamente sono le scatole messe nell'espositore, quindi sono con la polvere, quindi non toccherò ombretti. Questa ovviamente la tengo perché è l'ultima arrivata a casa mia, quindi sì. Cercherò di metterle qui. Poi Mercury Retrograde, ovviamente questa mi è stata regalata dalla mia migliore amica e la terrò sempre, quindi la togliamo. Poi Natasha Denona Retro Palette, bellissima. Le palettine della Denona sono fantastiche, mi trovo benissimo, infatti le sto acquistando piano piano tutte. Bellissima, veramente una stupenda palette. Poi facciamo Denona, facciamo tutto Denona. Allora, la Sunrise, ve li faccio soltanto vedere, questa è la Sunrise, bellissima, stupenda, la tengo. La Zendo Palette, bellissimo pack, bellissima palette, bellissimi ombretti, tengo. Poi la mia preferita in assoluto ed è la Triochrome, bellissima, il pack è fantastico. Questi sono gli ombretti strepitosi, la fila del centro è bellissima. Quindi
quindi tengo, vediamo di non rompere niente. Poi sempre di Denon abbiamo queste altre tre e abbiamo la Glam Palette. Quando ho fatto il video ho fatto anche il make up per un oddio, per un contest di makeup artist, diciamo. Ho fatto il trucco di Mina con questo, bellissima. Poi ho la Love Palette. Queste devo dire che sono le migliori palette in assoluto, se sempre se riesco a togliere. Questa è la Love Palette, bellissima. Dico di tutte bellissime perché veramente sono bellissime. E poi c'è la Pastel, bella anche questa, mi piace tantissimo, ed è la Pastel, stupenda palettina. Ok, andiamo avanti, andiamo con Anastasia Beverly Hills. Anche queste palettine mi piacciono, ve li faccio vedere velocemente. Questa è quella di Anastasia Beverly Hills, sì, ma quelle di Jackie Aina. Questa qui è quella di Jackie Aina. Poi abbiamo la Norvina, bellissima anche questa Norvina, la utilizzo più in inverno. E poi abbiamo la Subculture, stupenda anche questa, bellissima con questi verdi. Devo vedere se questi verdi assomigliano a quelli di Kiko, che in caso quelli di Kiko li tolgo. E questa. Poi un'altra di Anastasia è quella di Carly Babel. A me piace tantissimo, l'ho utilizzata tantissimo e mi piace, mi piace, mi piace. E quindi queste le utilizzo. Andiamo a Huda Beauty. Huda Beauty ho la New Nude, che è la mia preferita in assoluto di questa di Huda Beauty. E poi abbiamo la Rose Quartz. Credo che stia piovendo fuori. Ho la Rose Quartz, bellissima, guardate, cioè, ma che bello, guardate questo colore, stupenda, stupenda. E ho queste due, ovviamente tengo. Che ve lo dico a fare per le palettine di Catrice e Essence in collaborazione con la Disney, quelle le tengo, non le tolgo assolutamente perché proprio le prendo per collezione. Poi, Nabla. A me piacciono tantissimo le texture di Nabla e quindi le tengo, la Poison Garden, poi tengo la Dreamy 2 e anche la So Blossom. Poi tengo ovviamente gli ombretti, questi sono quelli che io utilizzo tantissimo, più di tutti gli altri ombretti singoli, devo essere sincera, sono quelli di Nabla, perché per sfumabilità sono ottimi e quindi li tengo. Poi ho anche questa di Pure Beauty, di Astral, quindi potrei. No, l'ho toccata con le mani sporche. Mannaggia. Vabbè, poi la disinfetto. Comunque questa la tengo. Poi, sì, sta piovendo. Andiamo avanti e ho quest'altre palettine. Poi, oddio. Poi ho quest'altre palettine. Poi ho quest'altre palettine. E poi ho quest'altre palettine. Insomma, un po' di palette ce l'ho. Non lo so, forse dovrei comprare altre palette. Allora, queste sono le Naked. Qui abbiamo la prima, la Urban Decay 2, la Urban Decay 3 e la Smoky. Queste sono delle palette che non butterò mai perché sono state uno dei primi acquisti high cost che ho fatto con i miei soldini mentre lavoravo, e quindi queste le tengo perché sono molto affezionata a queste palette. Spero che si veda l'inquadratura perché qua ho fatto la torre. Scusate il rumore sempre della sedia, ricordate, della sedia. Palettine di Nabla, non mi dilungo, la tengo. Una delle ultime arrivate, la tengo. Ultima arrivata, ciao. Poi, queste sono le palettine di XX Revolution. Queste le utilizzo solo per gli ombretti, ovviamente con la texture brillantinata, diciamo così, shimmer. Scusate, devo starnutire. Questa è quella con tutti gli ombretti shimmer, sia questa che questa. Ovviamente io sto toccando le palettine, sono un po' polverose, quindi mi viene da starnutire. Questa è l'altra palettina. Sì.
vi aggiorno che sta piovendo, quindi queste le tengo. Poi qui abbiamo tre palettine di Mulac, che sono queste. Allora, cerco di utilizzarle. Queste le metterò nei prodotti da utilizzare, se no li cestino, perché mi piacciono tantissimo le texture di questi ombretti. Spero di riuscire a utilizzarle, sia questa che questa qui, sui toni del viola, malva, eccetera, eccetera. E invece per questa qui, devo essere sincera, non è che mi piaccia tanto. Nel senso, io l'ho comprata perché i colori mi piacevano tantissimo, adesso i glitter non vanno proprio. Lo metterò nei forse, ma in caso proprio più sicuro la cestino. Facciamo così. No, cioè la metto di lato, scusate, la metto di lato se la cestino. Poi, queste sono le ultime, andiamo veloci. Allora, le ultime sono queste qui di Nabla. Questi sono tutti gli ombretti singoli che posseggo di Nabla. Quando cerco un colore, vedendo dei video tutorial anche di alcune ragazze di YouTube, certe volte nominano gli ombretti tipo Alchemy di Nabla, quindi vado a trovare dove è Alchemy e lo vado a prendere. Quindi questi li tengo perché ovviamente sono tutti swatchati e me li tengo tutti. Poi, palettina Urban Decay, quella la Basic. Purtroppo queste palettine, devo essere sincera, hanno il difetto di avere un pack appiccicoso. Appiccicoso. Devo passare lo smalto qua sopra e vedrò di utilizzarla. Se non la utilizzo, la regalo perché, sincera, con questo pack così non mi trovo mai a prenderla, quindi la devo pulire e vedere se posso utilizzarla, se no la cestino ma la butto direttamente. Questa è ancora nuova ed è di NARS, quindi la tengo. Poi ho queste palette. Allora, questa è quella di Kiko, questa qui, mi piace tantissimo, questa la metterò anche nei prodotti da smaltire, voglio finire almeno alcune cialde. Se non li finisco, la butto direttamente perché l'ho utilizzata abbastanza. Poi, questa qui di Kiko, swatcherò gli ombretti, ma non ora perché ovviamente vi ho detto che ho le mani fatte di polvere. Swatcherò gli ombretti, se non mi piacciono, cambierò e metterò altri. Quindi questa la metterò nei forse. La metto qua. Poi abbiamo questa qui di Rude Cosmetics. Sinceramente, sì, è carina, ma non mi trovo mai ad utilizzarla, quindi cercherò di regalarla o venderla perché, sincera, non mi ci trovo. Poi abbiamo questi due di Sleek. Questi sono dei repertori storici. Questi valgono proprio la. Fanno la storia queste palettine, le ho utilizzate tantissimo. Quando mi pulirò le mani, li swatcherò. Se mi piacciono, li tengo. Se non mi piacciono, li regalo alle mie nipotine e che ci potranno, diciamo, giocare. Sia questa che questa qui. Aspettate che ve la faccio vedere. Sia questa che in caso li farò felice. Perché glieli darò per giocare. Poi andiamo avanti. Qui abbiamo altre palette. Allora, questa è una palettina che mi è stata mandata. Sì, è carina, ma non la uso, quindi la regalo. Qui abbiamo due palettine di Wycon, mi trovo benissimo con queste palettine di Wycon, sono piccole e mi è capitato anche di portarmele dietro per fare delle cose, automaticamente non mi interessa se si rompono, capite bene che la spesa è minima, quindi li tengo, li metterò di lato. Poi, questa è una palettina trovata nella box di Pink Panda e non nemmeno l'ho toccata, quindi la regalo o la venderò. Questa è la palettina sorella gemella di questa e ovviamente questa la venderò, la regalerò e la metto di lato. Questa idem è una palettina che non è stata mai utilizzata, trovata nel pacco di Pink Panda, quindi la regalo. Questa di Essence, la stessa identica cosa, non la utilizzo, quindi la regalo. Poi un'altra palettina di Revolution che trovate nella Beauty Box, quindi la regalo.
E la stessa identica cosa, questa qui che è in crema, credo che siano correttori. Sì, sono dei correttori. Ve la faccio vedere così. Sono dei correttori, vedete tutti i tipi di correttori, qui sta la stessa identica cosa, la regalo. Poi, per finire, abbiamo questi che sono dei glitter, come vi ho fatto vedere anche questi di Colourpop, questi li tengo. Questi sono tutti delle palette con dei glitter, ve li faccio vedere. Questi sono i glitter. Sono uno più bello dell'altro e questi li terrò tutti perché possono sempre servire. Questa con una colla potete utilizzare tutti questi glitter. Continuiamo con le palettine. Allora, queste credo di non liberarmene, ve li faccio vedere così velocemente. Allora, palettina di Jeffree Star, la Bloom Sugar. Sinceramente a me piacciono anche come collezionista, ve l'ho già detto altre volte, quindi la tengo. Poi questa è la Blue Blood nella confezione così scatolata e ve la faccio vedere anche questa bellissima. Io adoro gli ombretti di Jeffree Star e adoro come sono fatti. E poi ho le due androgeni, che è questa. E poi ho la Beauty Killer, che è questa. La tengo perché sono affezionata, sono state le prime palettine un po' più particolari. Poi, per quanto riguarda Essence, già ve l'ho detto anche prima, le tengo. Sono diciamo collezionista per quanto riguarda questo tipo di palettine, che sono queste delle principesse. Poi ci sono queste ultime che sono uscite. Ve li faccio vedere così velocemente. Queste invece sono palettine viso, sempre che tengo. Poi ho quelle uscite quest'anno con gli animaletti della carica dei 101, Bambi e Dumbo. E poi ho quelli con Bunny, la Lady e Marie. Che poi lo ridico, Marie è in inglese, giusto? Vabbè. Poi ho due palettine di Kat Von D, era prima Kat Von D, adesso è KVD Beauty, mi piacciono tantissimo e le tengo ancora. Questa era in edizione limitata, era la Ma Metal Matte, bellissima anche questa, stupenda e quindi la tengo. Poi ho questa qui di Urban Decay, la Fairytopia, e sinceramente non l'ho mai utilizzata, non so se venderla, non so sinceramente cosa devo fare, ma non la uso proprio, quindi cercherò di regalarla o di venderla. Poi ho questa di Ofra, dove ci sono questi ombretti un po' più particolari, questa è stata soltanto swatchata, la devo ancora utilizzare, ma non ho avuto l'occasione, quindi la tengo ancora. E l'ultima, quella di sempre di KVD, che è questa. Con questi colori molto particolari, quindi questa ancora la devo provare e poi vi farò sapere. Per le altre cose, mini taglie, quelle io non le tocco, già ve l'ho detto l'altra volta, quindi è inutile farvele vedere. Le ultime che vi faccio vedere sono queste qua di Revolution, queste dei, oddio, come si chiama? Yabba Dabba Doo. Queste qui, che sono quelle al cioccolato e tutto, io le tengo solo perché dei Fliston, mi sono ricordata, li tengo soltanto per collezionismo. Poi ho quelle sempre di Revolution per quanto riguarda Batman e sono queste palettine così piccoline, già avete visto il video, quindi queste le tengo, infatti le tengo direttamente nel beauty. La stessa identica cosa, questa di Harley Quinn. Mi piace tantissimo questa qui, non so se vi ricordate, avevo fatto anche il video, quindi vi mando ai video, è inutile farveli vedere adesso. Questa è una forma di collezionismo, mi dispiace se qualcuno non capisce il mio modo di fare e mi dispiace, ma questi sono i miei soldi, quindi cioè, so io come gestirli e tutto, quindi se li tengo è anche una forma di collezionismo, dovete anche capire e accettare questa cosa. Quindi, per quanto riguarda le palettine, credo che sia tutto, sì, è tutto. Ho tenuto alcune, le altre le regalerò, spero di far piacere a tutti. Trovate tutto quello che vi ho fatto vedere che venderò direttamente su Vinted, quindi se vi interessa mi trovate lì. Io per questo video vi saluto, vi mando al prossimo anno. Ciao ciao!
Ebbene ragazzi, ho declatterato un bel po', eh? Devo dire che sono stata brava, questa volta sono stata brava. Ditemi cosa ne pensate, se avreste declatterato queste palettine oppure no. Ditemi ovviamente perché sono molto curiosa di sapere cosa pensate di questo video. Che dirvi? Per quanto riguarda questo video è tutto, io vi saluto, vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!